Salve gente, era un po' che non facevo l'apertura e pacco, anche perché mi sono arrivati molti meno pacchetti, non ho avuto il tempo proprio neanche per ordinarli, quindi sicuramente non per fare i video. Questo mi è arrivato qualche giorno fa, non lo volevo fare il video di apertura, però l'ho appoggiato perché lo sto leggendo in questo momento, allora dico vabbè, facciamolo vedere già che ci siamo. Il Napoleone del Plata. Parla della guerra della Triplice Alleanza che vide il piccolo Paraguay nel 1864-870 contrapposto alle grandi potenze del Sud America, Brasile, Argentina e il piccolo Uruguay, che era il pomo della discordia. Non sapevo che esistesse una pubblicazione, diciamo, con tutti i crismi della Rizzoli, finora avevo letto in italiano solamente un libro autopubblicato da parte di un autore che non è uno storico di professione. Vediamo però questi sono arrivati insieme, legati da, sono tre, legati da un elastico. Vediamo un po' perché non, sinceramente non ho idea adesso di che cosa abbiamo a che fare. Anche per quello ho fatto l'apertura a pacco, perché tanto erano tre tutti insieme, me l'hanno portato e quindi almeno approfitto. Ah, questo è carino, credo di aver capito anche se è chiuso, eccolo qui infatti, immaginavo. E praticamente ci sono, c'è cordicella, c'è l'istruzione. Pensavo fosse più piccolo, questo dovrebbe essere una luce, vedete, in forma siliconica. Eccolo, guardate bello. Lampeggia, è verde, non so se si veda bene. Molto morbido, leggero, ha il velcro. Perché praticamente si attacca sull'elmetto, eccolo qui, come vedete già l'ho parecchio personalizzato, gli ho messo anche i paraorecchi più che altro per il sole, non per altro, e questo si può attaccare ovunque, dove uno vuole. Qui c'è pure una borsetta, tipo qui sopra. Sta anche un po' fermato ulteriormente dagli elastici. E niente, di notte, se uno vuole segnalare la propria presenza, ho pensato che potrebbe essere utile. Direte dove ci vai con l'elmetto? Ovviamente ci vado in luoghi un po' isolati, chiaramente. E questo è uno. Ah, qui c'è. Questa è la sua custodia, vedremo di. Questo 9,99 euro mi sembra. Vediamo qui che cos'è, un po' pesantino. Ma non lo ricordo proprio che cosa ho ordinato, anche perché da quando lavoro non ho proprio più tempo. Paradossalmente prima non guadagnavo, andavo avanti con i risparmi e stavo sempre lì, sempre, tutti i giorni comunque davo un'occhiata su Amazon per vedere se era qualcosa di utile, adesso invece non ho più tempo, quindi risparmio pure. Ah, queste carine, carine, questo ho capito. Morbide, pensavo fossero in plastica. Queste sono delle occhiere. Non c'è una confezione, niente, l'hanno buttato dentro così proprio in maniera barbara e brutale. Però bisogna disinfettarli, quindi chiaramente mi piace il fatto che siano in silicone morbido, anche troppe, queste 5 ore qualcosa, ovviamente vanno disinfettate e lavate, non necessariamente in quest'ordine, lavate e disinfettate. Praticamente metti il liquido di solito della fisiologica, acqua fisiologica, e
te lo metti sull'occhio praticamente e fai una specie di lavaggio oculare. No, non aspetta, fai un lavaggio oculare. Questo si fa per il benessere dell'occhio, se uno vuole, soprattutto quando è caldo, può capitare di avere gli occhi rossi, c'è cioè un po' di disidratazione, oppure se va qualcosa nell'occhio, dalle semplici impurità a magari. Può capitare, a me è capitato una volta un prodotto antiruggine, un'altra volta olio lubrificante, cioè tanto se lavori capita, non ti metti gli occhiali di protezione per una leggerezza e la sfiga è sempre in agguato. Poi questo quadrato qui, quadrato, parallelepipedo. Una scatoletta, vediamo che cosa c'è al suo interno. Una scatoletta per ora anonima, totalmente anonima, che ci sarà all'interno. Ah sì, questo, anche questo su 5 euro. È per il filo del mouse. Ne avevo già uno e ne ho constatato la notevole utilità ed efficacia per quello che deve fare, cioè si pone il filo in tensione qui su questa molla, questo supporto molloso, flessibile, e praticamente muovi con il mouse in maniera molto più semplice, non tira perché altrimenti il filo che scorre sul tavolo tende a tirare e rende tutto un po' più faticoso. Allora, siccome mi ci trovo molto molto bene, adesso ho due PC, uno lo userò per lavoro, quello vecchio praticamente, credo che l'ho cambiato da alcuni mesi. Ho sempre fatto un entry level, ma un po' più potente, quello vecchio entry level era comunque del 2014, l'avevo fatto, quindi ancora però può andare avanti per le cose del lavoro e come archivio ci ho messo anche un grosso disco rigido da 3 terabyte meccanico, non ovviamente, se no costerebbe un'ira di Dio una cosa del genere così capiente, solido, e in cui praticamente ho messo tutti i dati importanti, quasi tutti, film, serie televisive, libri in PDF, dati, tutti i dati personali, film, documenti, canzoni, serie televisive, eccetera. E siccome ci dovrò comunque lavoricchiare con il mouse, allora ho detto, vabbè, 5 euro lo metto pure di là. Ecco tutto. Ok, e questo era quanto. Vi ringrazio per aver visto questo video, metterò i collegamenti su Amazon se siete interessati a qualcuno di questi prodotti, ovviamente non il libro, poi vediamo, se lo trovo magari metto anche il libro, ma non credo che sarete molto interessati a quello. Vi saluto, ciao a tutti.